Va tutto benissimo. Marty! Devi tornare indietro con me. Ma indietro dove? Indietro nel futuro! Doc, devi prendere più rincorsa. Non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88. Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. Fiumetal Nerds, mentre aspettiamo che arriva Marco... Che... Eccolo, ciao Marco. Ciao, mi è finito il plutonio e sono rimasto a piedi. Ah, perfetto. Se c'è un distributore in zona, farei... No, però lo vendono all'Eurospin in offerta. Ok, allora passa 300 euro al... Buona. Perfetto. Ciao, scusate. 21 ottobre 2015 e nell'attesa dell'arrivo di Marty McFly direttamente dal 1985, le 10 curiosità sul ritorno al futuro che non sapete, ma che di sicuro dovreste sapere. Sigla! Noi sempre nerds allegri, pieni di beer, serie TV, anime e videogames. E il Match Petrol ci porta dritti sopra il divano, che qualche video si farà. Dei Power Ranger solo a Roberto piacerà. Come cazzo fa? Dai Tar, prendiamoci una birra. Dai Tar, il fiere del fumetto. Dai Tar, noi siamo più Metal Nerd. Tanta birra. Dai Tar, è prosperità. Dai Tar, come Leonardo Nimoy. Dai Tar, noi siamo più Metal Nerd. Allora ragazzi, cominciamo dando un senso logico alle curiosità, soprattutto per le prime quattro perlomeno, cioè come è nata l'idea e poi altre cose. L'idea di Ritorno al Futuro è nata grazie al fatto che Bob Gale, uno dei produttori esecutivi insieme a Steven Spielberg, è andato a trovare i suoi genitori un giorno a casa loro. E così, chiacchierando col papà, guardando le vecchie foto di quando erano giovani, gli è capitato un annuario del liceo di suo papà. E guardando le foto del liceo, tra l'altro suo papà si è diplomato nel 55, quindi a fagiolo con la data esatta di Ritorno al Futuro. Perfetto. Lui ha pensato, cacchio, chissà quanto sarebbe stato figo conoscere mio papà quando andava alle superiori, magari andavamo in giro a fare i cazzoni assieme, roba del genere. Devo volare mia mamma. Esatto, non spoilerare. E da lì è nata l'idea di scrivere una story, appunto, dalla quale è nata Ritorno al Futuro. Grande Joe. Quindi in realtà Marty McFly parte spunto dal produttore del film, che era Bob Gale. Sì, diciamo di sì, cioè a lui è venuta l'idea di fare un film nella quale un ragazzo del 1985 per un qualche motivo torna indietro nel tempo e conosce i suoi genitori e interagisce con loro, come la storia del primo Ritorno al Futuro. Ma tu sei mia mamma? Mi chiamo Lorraine Baines. Nella prima stesura di Ritorno al Futuro Marty non doveva guidare la DeLorean, ma doveva usare un frigorifero di quelli a piombo, proprio come quelli degli anni 50. Esatto. E nel film, negli anni 50, sarebbe dovuto riuscire a tornare nel futuro sfruttando un'esplosione, uno dei test atomici che si continuavano a fare ancora in quegli anni nel Nevada. Siamo sul pesante. La cosa è stata accantonata perché il film era indirizzato soprattutto a un pubblico di giovani e adolescenti
E quindi Steven Spielberg ad un certo punto si è fermato e fa: ragazzi, tutto ciò è bellissimo, però non vorrei avere un sacco di ragazzini morti sigillati nel film sulla coscienza. Anni dopo ci ha fatto rinchiudere Indiana Jones, però. Esatto, esatto, perché non la voleva mollare quell'idea che era troppo film. Bello. Per l'appunto poi si è optato per una DeLorean, che è una marca in realtà semi sconosciuta, anche attualmente è molto più conosciuta come macchina di ritorno al futuro, quindi come macchina del tempo che non come autosportiva. DeLorean DMC-12, per essere precisi, il modello di auto. Inglese o americana? John DeLorean è inglese, ma la ditta che ha costruito la DMC-12 è un assemble di ditte inglesi, americane, scozzesi, eccetera, eccetera. Erano i periodi in cui le macchine venivano fatte prendendo il motore di una marca, il telaio di una marca, eccetera, eccetera. E quindi, come diceva prima Marco, però a Steven Spielberg questa cosa del frigorifero è rimasta fin qua, fino a quando i ragazzini dell'85 non hanno più, poi avuto un'età in cui era più difficile chiudersi nel frigo, e nell'ultimo Indiana Jones, il sottotitolo è che nessuno aveva mai voluto vedere finire così, Indy sfugge a un'esplosione atomica richiudendosi in uno di questi frigo al piombo. Torna tutto. Cos'hai da guardare, Pidocchio? Per il ruolo è stato subito preso in considerazione Michael J. Fox. Esatto. Però c'è un problema, probabilmente ve lo ricorderete, lui faceva già Casa Keaton. Quindi, sì. E tra l'altro spaccava un momento lì. Sì, Casa Keaton era una serie TV che... Esatto, e quindi era impegnato, non poteva farla. Hanno preso Eric Stoltz, che ha iniziato a girare. Dopo un po' si sono resi conto che non funzionava tanto il discorso, e Zemeckis gli ha detto a Spielberg: ascolta, ci mettiamo d'accordo bene con la produzione, però facciamolo con Michael J. Fox. Gli è costato questo giochetto 3 milioni di dollari di allora. Sì, perché il film era con era Eric Stoltz, era girato quasi il 50%, però lui non c'aveva la vena comica di Michael J. Fox, cioè non aveva stile. Che comunque era in crescita in quel periodo Michael J. Fox, certo. Quindi era anche un buon traino per il film. Infatti in quel periodo sono Teen Wolf e tanti altri film, esatto, di quel tipo lì con lui. La cosa si vede in alcune inquadrature, se ci fate bene caso, sono inquadrature che sono state riutilizzate con Stoltz perché sono comunque in lontananza o quant'altro, proprio per non rigirarle, per tenere un po' bassi i costi, proprio per motivo lì, tipo c'è la scena quando lui ritorna dal passato, che va al Twin Pines Mall, che piccolo cameo che vi diremo dopo. Ci sono delle inquadrature da distante ed è Eric Stoltz, ma non è Michael J. Fox. Where are you going? About 30 years. In Ritorno al Futuro ci sono tante citazioni a tanti personaggi, a tante cose dell'epoca in cui è ambientato, eccetera, eccetera. Una su tutte, quando Marty arriva nel 55 e va a cercare Doc per farlo tornare a casa nell'85, per cercare di convincerlo che lui arriva veramente dal futuro, Doc gli chiede: beh, ma tu che vieni dal ragazzo del futuro, chi è il presidente nel 1985? Allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan? L'attore? Ah! E il vicepresidente chi è? Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady. No, Doc, aspetta! E John Wayne è il ministro della guerra!
Dopo questo piccolo siparietto in cui viene citato Ronald Reagan, arriva l'anno 1986. Ronald Reagan, il vero Ronald Reagan, deve fare un discorso all'Unione delle Nazioni e lui cita Ritorno al Futuro. Never has there been a more exciting time to be alive. A time of rousing wonder and heroic achievement. As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. Nella versione originale del film, Lorraine chiama Marty Calvin Klein. Why do you keep calling me Calvin? Well, that is your name, isn't it? Calvin Klein? Perché tutto quello che aveva addosso era brandato Calvin Klein. Nella versione italiana, nell'85 non era ancora arrivato da noi Calvin Klein quanto lo è adesso. Non era arrivato in Europa, non c'era. Non era proprio arrivato in Europa? No, non c'era. È stato ridoppiato come Levi Strauss. Levis, ma perché continui a chiamarmi Levis? Levis è il tuo nome, no? Levi Strauss. Poi gli fa sull'etichetta dei jeans e bla bla bla. Per esempio, nella versione francese invece lo chiama Pierre Cardin. Oh, grande Giove! Pierre Cardin è tremendo! Levi Strauss, tutto sommato, ha un bel suono. Anche Calvin Klein ci sta. Ma Pierre Cardin, ragazzi... Ma perché venivano presi gli stilisti che nell'85 andavano in voga nei paesi in cui dovevano uscire. Cazzo, in Spagna cosa avranno avuto? Max Power. Che cos'è Max Power? Johnny Lombricos. Los Hermanos. Pablo Escobar. Allora, rieccomi di nuovo. Tocca di nuovo a me. Sei tornato dal futuro! Sono tornato dal futuro. Allora, quando Marty arriva nel 55, la prima cosa che cerca di fare, pensando che fosse un sogno, è vedere se esiste qualcuno della sua epoca. E quindi entra in un bar per telefonare e vedere se esiste il professor Brown. Dopo che telefona, arriva al bancone chiedendo delle informazioni. Il barista gli dice: ascolta, ma perché non ordini qualcosa? Nella versione originale del film, Marty McFly gli chiede una Tab, che è una bibita, che è una sottomarca della Coca-Cola. Siccome Tab nello slang americano vuol dire anche il conto, il barista gli dice: non posso darti il conto se non ordini da bere. Che nella versione italiana Marty gli chiede una Fanta e per fare quella frase che sia adattata correttamente, il barista gli dice: cos'è, vuoi della fantascienza da bere? Allora Marty dice: vabbè, allora dammi una Pepsi Free, che negli Stati Uniti la Pepsi Free è quella senza zucchero. Siccome il barista ancora non la conosceva la Pepsi, perché ancora non c'era, free è anche inteso come gratis, libero. Sì. Nel doppiaggio italiano era ancora una Pepsi senza, perché una Pepsi senza, non masticava l'inglese. Non masticava l'inglese, e infatti gli dice: se vuoi dire senza pagare, è sbagliato proprio posto. E allora gli dice: vabbè, dai, portami qualcosa senza zucchero. E il barista gli dà una tazza di caffè che non ha zucchero, non ha niente. Però è bello tutte queste cose era adattate, era un super incastro perché eccetera. Era un sacco di giochi di parole tra lo slang pubblicitario dei prodotti forti dell'85 in America. In Italia eravamo praticamente ancora nel dopoguerra. Sì, perché era proprio il periodo riuscire in cui... incastrarli era un disastro. Era proprio il periodo in cui, a parte i nomi, in Italia si traduceva tutto. Quindi non esisteva la Pepsi Free, mentre invece adesso c'è, per esempio... la Coca-Cola, ok, che hanno tutti i nomi in inglese, tutti bene in In Francia era Pierre Cardin invece al bar. L'incontro causerebbe un paradosso temporale, il cui risultato potrebbe provocare una reazione a catena che scomporrebbe la tessitura del continuum tempo-spazio, distruggendo l'intero universo. Il film parte subito con una piccola chicca. Esatto. Proprio subito dopo i titoli di testa c'è una carrellata a casa di Doc, dove ci vengono inquadrati una serie di orologi. Questo già indicare il tempo come cosa primaria all'interno del film, no? Tra questi orologi ce n'è uno che passa veloce, quindi bisogna vederlo, dove si vede un omino appeso a una lancetta, e visto così ovviamente nessuno può capire subito cos'è, perché non ha senso, no? In realtà è proprio andare a prendere quello che poi sarà la chiusa del film, una scena del film verso la fine, che sì. Se stai rivedendo il film... probabilmente la vedi, perché sennò non ci faresti mai caso. Certo. È carina perché è buttata lì proprio inaspettatamente. No? Esatto. È palese che sia un piccolo gioco
dei tempi. Quello che, ma poi ne parleremo più avanti, probabilmente in un altro video più approfondito, quello che non mi torna è come faccio ad essere lì se nessuno ha ancora viaggiato nel tempo. Non lo sapremo mai. Continuo a non capire. Quando Marty si attacca alla Jeep per arrivare in tempo a scuola sullo skateboard, il guidatore della Jeep, che lui saluta da dietro, vagamente imbarazzato, è Kevin Pike, il direttore degli effetti speciali del film. Poco dopo, quando a scuola c'è la giuria che deve giudicare i complessi per il ballo della scuola, il giudice della giuria è Huey Lewis. Pensavo Dredd. Però perché gli vedi la faccia intera. Sì, gli vedi la faccia intera e poi dice alla band di Marty, che si chiamano i Pinhead, altra citazione a Hellraiser, dice: no ragazzi, mi spiace, voi siete troppo rumorosi, non vi scelgo. Va bene ragazzi, basta. Va bene, basta così. Mi dispiace ragazzi, siete troppo rumorosi. Cantante di Lewis and News. Esatto, bravissimo. Autori della colonna sonora con la strafamosissima Power of Love e Back in Time, quella che chiude il film con i titoli di coda. Non riesco a beccarti in fallo neanche. No, sul Ritorno al Futuro non ce n'è. Porca puttana. Visto? Ehi tu porco, levale le mani di dosso. Allora ragazzi, dopo avervi raccontato alcune scene del film, l'inizio, come è nata l'idea, eccetera, nel 1981 è stato completato il copione di Ritorno al Futuro dopo ben 40 riscritture di tutta la sceneggiatura. Cristo, è un miracolo che io sia nato, George. Perché volevano fare gli aggiustamenti dopo la storia del frigorifero, volevano che il film fosse veramente perfetto. La Columbia, che deteneva i diritti, ha messo in vendita i diritti del film perché secondo loro non era carino ma non troppo sexy, perché quella lì era l'epoca di film come... No, Giovanni nella perché... Costa Lunga, era... Infermiera nella corsia dei militari. Era l'epoca di film come Fusi di testa, Porky's, roba del genere. Sì, la commedia piccante all'americana. Sì, andava la commedia piccante all'americana. Il Ritorno al Futuro era bello, però non c'erano... Mancava le zinne. Non c'erano scene stupide di quella caratura, no? Boccaccesche, un po' così. E quindi Bob Gale e Robert Zemeckis sono andati in giro per la bellezza di 4 anni a cercare qualcuno che producesse il film. Stremati da questo fatto, hanno detto: vabbè ragazzi, proviamo con la Disney, tanto loro producono tutto. Come mi piace questo piano e mi eccita farne parte, facciamolo! Siamo senza filtro! È vero, sono andati dalla Disney, hanno proposto il soggetto di Ritorno al Futuro e la Disney gli fa: sì, ma è bello, però... cioè, non è troppo per famiglie il fatto che una madre si innamora del proprio figlio, riferendosi alle scene del 55, soprattutto quando loro nel parcheggio del ballo della scuola... Lorraine vanno a pomiciare, dai, sì. Si avventa su Marty, lo bacia e gli dice: c'è qualcosa che non va, io non so cosa sia, ma mentre ti baciavo mi sembrava di baciare mio fratello. Ah. Un sacco di film che più o meno hanno la stessa trama, però cosa ti devo dire, nel 1985 sì, anni vestiti addosso in Ritorno al Futuro, ecco dove la fregatura. Esatto. Finché la Universal ha deciso di produrre il film di Ritorno al Futuro. E meno male. Grazie a Dio è stato prodotto. Perché poteva anche non non vedere mai la luce questo film. Pensa a tutto il merchandising che fa la Disney, cosa ci sarebbe adesso se avessero preso i diritti di Ritorno al Futuro. Infatti, col fatto che quando va nel futuro Marty arriva il 21 ottobre del 2015, adesso quelli della Disney sono lì così. E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor. Io non ce l'ho. Walt Disney, smettila di vendere il tuo culo a qualsiasi stronzo ti compri i diritti per farci qualcosa. La pubblicità della Duna c'è col coniglietto e la spada laser. Nel tuo culo ci sono i miei sogni. Combatti il lato scuro più a lungo. Con Duracell Ultra Power, la nostra batteria alcalina numero uno per durata. Duracell Ultra Power dura a lungo, molto più a lungo.
È un film sui viaggi nel tempo. Cosa? Sì. Sì, 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 ci sono i viaggi nel tempo in questi film. Sì, sì, sì. In tutti e tre, tra l'altro. Ho un déjà vu. Merda. Sì. E cosa succede? Per fare un pochino anche la cosa rapida, non vi stiamo a spiegare linea temporale di queste cose qua, però piaceva sottolineare una piccola chicca messa dentro. La chicca in questione viene illustrata dalla maglietta diffusa che riporta Twin Spice Mall. Cos'è? È un centro commerciale. Si chiama così perché era nato sopra quello che una volta era proprietà, era una fattoria, proprietà del signor Peabody, che aveva un figlio di nome Sherman. Attento al cofano della macchina. Questo personaggio amava piantare pini, ok? E infatti la sua tenuta aveva il Twin Pines Ranch. Bravissimo. Peabody, dicevamo, col figlio Sherman, perché? Perché si fa praticamente riferimento a una serie televisiva a cartoni animati che era The Rocky Bullwinkle Show. Al cui interno c'era una piccola sottostoria che era fatta da Peabody e Sherman. Peabody era un cane, aveva un ragazzino adottato, quello che era, e per insegnargli la storia lo portava con una macchina del tempo, e lì c'era il gancio, esatto. A insegnargli la storia indietro nel tempo, poi tornavano tranquillamente nel presente. Questo è una parentesi, ma veniamo alla maglietta. Esatto. Su che loro ci tengono molto su questo fatto, come potete vedere. Da dove parte Marty? Dal 1985. Esatto, e dove va? Nel 1955. Non suggerire, se suggerisci non vale. Cosa fa? Si va a sbattere contro nel fienile. Bravissimo. A questo punto il signor Peabody si incazza. Eh sì, perché sente casino. Esatto. Quindi esce e dice: adesso gli sparo. Esatto. Marty non si fa sparare. No. Perché è che sta lì a prendere i proiettili. Perché ci sono fa? Perché ci sono i libici. Non ci sono. Ma mi trai in inganno. I libici erano rimasti nell'85. Eh sì, perché loro non perché avevano non ce l'hanno la macchina il Volkswagen tempo. Banef del tempo. No, ce l'hanno in Dread, hanno con i Volkswagen, esatto, della Slomo. Abbiamo tutto collegato. Abbiamo fatto un cameo nei nostri video. Esatto. Vabbè, lui scappa. Scappando cosa fa? Tiro giù un pino. Bravissimo. Quindi cosa succede? Non ci sono più due pini. No. Quindi c'è stata una piccola modificazione. Si vedrà dopo che il Twin Pines Mall diventa... Modificazione non credo. Modificamento. Sì, ma è stato cambiato il termine quando Marty è andato nel 55, esatto. Quindi adesso funziona. È l'effetto butterfly dentro i viaggi del tempo. È una roba complicatissima, non se la spiego neanche. E appunto si trova il Long Pines Small. Perché? Perché c'è rimasto un pino solo e non è più la coppia. È stata difficilissima questa. L'abbiamo portata a casa. Oh, faccio la chiusa, non tagliamo neanche. L'undicesimo punto a sorpresa è il fatto che l'unica cosa che esiste, oltre ai tre film di Ritorno al Futuro del franchising, è una serie a cartoni animati, peraltro piuttosto scarsa, che si chiama proprio Ritorno al Futuro... The Animated Series, ma c'ha un nome strano. Di cui i protagonisti sono i figli di Doc Brown, che si vedono alla fine di Ritorno al Futuro 3, che si chiamano Giulio e Vern. Classico cartone animato americano, spilla soldi, propina babacici. Dimenticabile perché non ha una trama e episodi a scaglione. Questo è quanto che rimarrà nei nostri cuori del Ritorno al Futuro. Non vedremo altro nel futuro di Ritorno al Futuro, ma ci vedremo noi nel futuro. Tanta birra e prosperità, ragazzi! Ciao, iscrivetevi, ciao, al canale, sulla pagina, tutto quello che volete. Il 19 novembre. 13 novembre. Venerdì 13 novembre giochiamo a Guitar Hero. L'abbiamo già detto. Nel futuro, quindi. Nel futuro. Ma siccome ci abbiamo già giocato nel passato, è un casino, ragazzi. Ma lo diciamo, dovete esserci. I libici sono al Twin Pines Ranch. E cercare di capire come Marco sia riuscito a concentrare il pino tutte le volte che ha provato a dirlo. Quattro volte l'abbiamo rifatta. Tanta birra e prosperità. Ciao, ciao, ciao.